Gara ad alta quota al Guido Biondi nell'aperitivo della 19esima sfida del torneo cadetto. Il finale non scontenterà nessuno, né il Lanciano che prosegue la scia positiva, né tantomeno il Carpi che consolida il primato di classifica e contemporaneamente allunga il numero di risultati consecutivi portandoli ad 11. Novità di formazione in casa Virtus Lanciano: Roberto D'Aversa schiera titolare al centro della difesa Stefano Ferrario, mentre in avanti c'è Gatto che fa reparto con Tiamme Piccolo. Il Carpi deve rinunciare per vari motivi a diverse pedine fondamentali dello scacchiere tattico, ma chi va in campo lo farà con il piglio giusto. Nel 4-1-4-1 di Fabrizio Castori, il grande ex della contesa, che all'occorrenza si trasforma in un vero e proprio 4-3-3, il senegalese Mbaye rappresenta la cerniera tra difesa e centrocampo, mentre il punto di riferimento d'attacco è inglese. Primo atto della sfida contro la capolista emiliana è tutto della curva sud, che dedica uno striscione e tanti cori ad Angelo, un ultras rossonero tragicamente scomparso in settimana. Anche il capitano virtussino Carlo Mammarella depositerà un mazzo di fiori sotto la curva di casa. La partita è godibile nella prima frazione di gioco, nella quale il Lanciano riesce a sbloccare e ad essere raggiunta dalle palle in attivo, che di fatto rappresentano la vera e propria croce e delizia dei frentani in questo torneo. Al 12esimo la gara del Lanciano è già in discesa, angolo corto di Mammarella, palla che arriva a Bacinovic, il quale lascia partire un tiro che non lascia scampo a Gabriel. Sale e conquista campo il Carpi, che dopo un po' raggiunge il pari, precisamente al minuto 32, angolo dalla sinistra al centro dell'area dove nessuno del Lanciano interviene e Gagliolo si trova nelle condizioni ottimali per superare Nicolas e ristabilire le parità. Il primo tempo va in archivio con un Carpi ben organizzato e soprattutto lineare, pulito nell'impostazione del gioco, ed un Lanciano aggressivo e veloce, soprattutto sull'out di sinistra, dove Gatto e Mammarella, con il supporto di Gaetano Vastola, creano profondità e difficoltà a Fabrizio Castori. Nella ripresa al sesto, Aquilanti mette al centro dell'area un pallone invitante per Gatto, che prova ad indirizzare la palla in rete, ma l'aggancio, tra l'altro difficile, non è efficace. D'Aversa richiama Gatto in panchina e al suo posto innesta Monachello. L'effetto immediato del cambio è quello di dirottare Mame Babatiam sulla corsia di sinistra del fronte offensivo, e proprio la punta senegalese del Lanciano non aggancia un pallone catapultato al centro da Antonio Piccolo. Al 27esimo ci prova Armin Bacinovic a superare Gabriel dal limite dell'area con un tiro che però si spegne di poco sopra la traversa difesa dal portiere carpigiano. Al 30esimo il terzino Letizia a rendersi protagonista di una discesa insidiosa nell'area di rigore rossonera e a concludere, ma è bravo Nicolas a chiudere lo specchio della porta e a mettere in angolo. Nel finale di gara il Lanciano fa maggiore pressione e prova a premere sull'acceleratore, ma il Carpi amministra bene. Nulla di più al triplice fischio finale, solo la mente, le gambe e il cuore a mercoledì prossimo, alla 20esima di campionato, alla sfida alla vigilia di Natale.